Pasta sfoglia e zucchero di canna. Acqua di rubinetto. Srotolare la pasta sfoglia. Spennellare con dell'acqua il nostro rotolo e poi aggiungerci lo zucchero in quantità abbondante. Mettiamoci un foglio di carta da forno sopra e con un mattarello cerchiamo di far assorbire tutto lo zucchero dalla pasta sfoglia. Arrotolare su se stesso tutto il rotolo. Fare un taglio per lungo, quasi arrivare fino alla fine, e poi tagliare a rondelle, a rotelle di circa un dito. Le posizioniamo in una placca da forno e poi le inseriamo nel nostro forno già riscaldato a 180 gradi, forno statico, mi raccomando, per 20 minuti. Eccoli pronti e buon appetito!